Uno storico Europoker di Simone Inzaghi scaccia i fantasmi dall'Olimpico, un 5-1 che tiene in corsa la Lazio per i quarti di finale di Champions League. Il Marsiglia a un punto dalla zona retrocessione nel campionato francese e in campo senza quattro titolari di peso si rivela un avversario accomodante, specie in difesa dove Bokšić e Simone Inzaghi fanno quel che vogliono, seppure solo una volta in precedenza avevano fatto coppia titolare assieme. Anche a centrocampo un duo quasi inedito, Simeone e Stankovic, agevolato da ritmo blando e senza pressing di entrambe le squadre, ma sempre pericoloso, al punto che la Lazio chiude sì il primo tempo su un rassicurante 3-0, ma dopo l'intervallo, rilassati e deconcentrati, gli uomini di Eriksson sono capaci di complicarsi la vita nel primo quarto d'ora e gli avversari, caricati dall'ingresso di Bakayoko e dal gol di Leroy, finiscono per convincersi che è addirittura possibile, anche perché dopo questa occasione di Puget, Inzaghi si fa parare un rigore da Porato, massima punizione, che per fortuna l'arbitro svedese Frisk non replica ai danni di Couto per questo intervento su Bakayoko. Tutti i patemi d'animo li risolve Simone Inzaghi con il suo quarto gol che dopo la cinquina di Altafini nel 62 a Luxemburgo e il poker di Van Basten al Göteborg entra nella storia. Il 5-1 firmato da Bokšić fa felice il pubblico laziale, ma per arrivare ai quarti di finale bisognerà lottare fino all'ultima giornata. Un pareggio tra 8 giorni a Londra con il Chelsea di Vialli potrebbe non bastare. Si sta allargando Bokšić come al solito, lancio per lui, la torre, Nedved, inserimento, c'è Inzaghi, palla buona per lui, Simone Inzaghi, attenzione, Inzaghi, destro e rete, rete, proprio lui. Negro, però un campanello d'allarme che conferma quello che dicevamo, la Lazio deve chiudere, Inzaghi, tocca per lui, Simone e rete, ancora lui. Ecco qua la risposta. E d'altra parte a destra i pericoli sono costanti, grandissimo con Seisao. L'arbitro stava discutendo con lui e con Pires, ma è probabile che l'ammonizione sia andata della Pegna, che era stato il più attivo nelle proteste sul gol annullato. Ancora con Seisao, spazio per lui, punta Dalmà, con Seisao all'indietro, Stankovic, cambia tutto, Bokšić, prova il tiro, Porato, rete! È stato Inzaghi a toccare? Sì, forse è il suo il gol. È stato bravissimo questa volta Stankovic. Dispone la barriera, è pronto Marcheggiani ma anche Della Pegna. È un cross il suo, colpo di testa e gol! Leroy ha anticipato tutti. Parte Simone Inzaghi e Porato, incredibile! Ancora un attimo di ritardo, comunque evitato il fuorigioco. Bokšić, c'è Inzaghi, va giù con Seisao, controllo, destro, Inzaghi ancora, rete! Ancora lui, incredibile poker per Simone Inzaghi. Sì, ha dato il supporto, gioca troppo decentrato, a mio avviso un gol gli risolverebbe qualche problema di convinzione. Cross, eccolo, eccolo qua, chiamato da Aldo Serena, Bokšić mette dentro. Allora, dicevamo un'impresa statisticamente alla Van Basten addirittura, 4 gol in una partita di Champions League. Sì, è andata molto bene per me, sono molto contento, però devo anche ringraziare la squadra che mi ha aiutato. Peccato per il rigore, però l'importante per noi era vincere. Volevi farne ancora? No, diciamo che non si si accontenta mai, però sono contento e soprattutto siamo contenti perché con questo risultato possiamo andare avanti. Pippo adesso sarà invidioso, lui ne ha fatti solo 2 domenica. Però il Cepsolino aveva fatti tanti, quindi io devo farne ancora qualcuno per raggiungerlo. Però come ti ho detto sono contento soprattutto per la Lazio perché possiamo andare avanti. Esce una nuova Lazio da questa partita anche per il campionato? Senz'altro, anche domenica con l'Inter abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a vincere. Adesso andremo a Verona per vincere e per tornare in corsa sperando che la Juve faccia qualche passo falso. Grazie a Inzaghi.